interrogazione urgente mancanza strisce pedonali via Barbarigo. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai residenti di via Barbarigo in riferimento all'assenza delle strisce pedonali in prossimità dell'incrocio con via Medea, si evidenzia come, da foto allegate, l'assenza delle strisce pedonali, ma la sola presenza della segnaletica verticale poco visibile. Tenuto conto della particolarità di via Barbarigo, ovvero si tratta di una via che porta ai campeggi e quindi molto trafficata da camion, macchine, camper, moto e bici, presenza nel tratto in questione di attività commerciali lato ovest, panificio, vendita bici, bar, scuola guida, che comportano la presenza di molti pedoni nelle aree circostanti le attività. Assenza di fronte alle attività commerciali di un vero marciapiede, larghezza del tratto di strada in questione in corrispondenza dell'assenza delle strisce. Infatti, in quel tratto la strada in prossimità della curva si allarga rendendo la strada per i pedoni che attraversano molto pericolosa. Ciò detto, si interroga l'amministrazione e si sollecita la stessa ad intervenire nell'immediato e provvedere urgentemente al ripristino delle strisce, suggerendo anche la possibilità di installare dei dissuasori per preservare con tutti i mezzi a disposizione l'incolumità delle persone. All'interrogazione proposta da Fratelli d'Italia ha risposto ieri in Consiglio Comunale l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin, il quale ha reso noto che quel passaggio zebrato è molto vecchio, di remota istituzione e si è estinto nel tempo. Era collocato comunque troppo a ridosso all'intersezione tra via Medea e via Barbarigo. Poteva essere pericoloso, si è deciso quindi di togliere anche la segnaletica verticale discordante. Rispondendo così in maniera anch'essa discordante dalla richiesta di Fratelli d'Italia che ne aveva richiesto il ripristino. Siamo passati questa mattina in via Barbarigo, la segnaletica verticale è scomparsa e ci hanno informato che è già da qualche giorno che è stata tolta. Via Barbarigo ha molte criticità, manca una ciclabile, manca un marciapiede, una doppia corsia. Nonostante sia una strada dove circolano mezzi di tutte le stazze, incluse tante biciclette, monopattini abbiamo visto oggi e tanti pedoni provenienti dai campeggi. Di sera non è ben illuminata, come dicevamo nei giorni scorsi, è una strada che poteva andare bene negli anni 70 quando Sottomarina stava avendo il suo primo momento di grande crescita, non va più bene ora. L'attraversamento forse avrebbe accontentato l'utenza se anziché tolto lo si fosse spostato verso Viale Mediterraneo. La distanza tra un attraversamento e il successivo vediamo che è molto variabile, con zebre a ridosso una con l'altra, per cui forse non avrebbe costituito un problema collocarlo a un paio di metri da dove era già indicato, a maggior distanza dall'incrocio dove effettivamente non sembrava essere il posto adatto. Ma questa è solamente un'opinione personale. Quello è un punto veramente pericoloso, sindaco, veramente. Non è uno che me l'ha detto tutte le persone che abitano lì. È un problema veramente grave quello là. La invito veramente ad attuare subito una procedura d'urgenza per mettere quelle strisce, perché quella strada la conosce bene, anche lei la conosce. Quindi in questo caso qua mi dispiace, ma lei deve urgentemente mettere quelle strisce, non deve togliere i cartelli, deve mettere le strisce a un dissuasore. Non è possibile avere questa risposta, non è possibile. Quindi mi pare di aver capito che non è per niente soddisfatto. Lei sono... Non so, ma lo vado a chiedere ai cittadini, lei presidente, lo vado a chiedere. Ho capito.